Buongiorno a chi si mette in ascolto in questo mercoledì 13 ottobre. Consiglio sempre di leggere prima il testo di questo brano della lettera ai Romani, capitolo 2, versetti 1-11. L'Apostolo sviluppa il suo pensiero affermando che il giudizio compete solo a Dio. L'uomo non è nella condizione di giudicare, perché egli stesso è esposto in continuazione al male, alla tentazione e al peccato. Alcuni, forse perché appartenenti al popolo eletto, credono di avere il diritto di giudicare, anzi a volte spingono il loro pensiero addirittura a giudicare Dio, la sua clemenza, la sua pazienza, la sua tolleranza. Così si dà il paradosso. Mentre Dio, che potrebbe giudicare e condannare, non lo fa, ma offre ancora una possibilità di pentirsi e redimersi, l'uomo presuntuoso condanna senza appello. È la tentazione di Giona, quando doveva predicare penitenza alla città di Ninive, che lui aveva già condannato nella sua mente. Ma Dio gli dimostra che anche una predicazione fatta male può ottenere la conversione. Infatti, questa viene da Dio e non dall'uomo. L'invito dell'Apostolo è quello di assumere un atteggiamento di totale umiltà, confidando solo nella misericordia del Signore. Questa è la strada maestra, sia tu giudeo o greco. Mentre la malvagità porta tutti alla perdizione, le opere della fede fatte dal giudeo o dal greco portano tutti indistintamente alla salvezza. Affidiamoci tutti alla misericordia rivelata in Cristo. Buona giornata.